Buongiorno. Allora, mister, alla vigilia di una partita che si preannuncia insidiosa, un po' come tutte in questo girone, si parla di una Juventus Next Gen con mister Montero, insomma, in bilico, una squadra con soli 6 punti in classifica e che quindi immaginiamo vorrà provare a risalire. Dall'altra parte però c'è un Avellino in un ottimo momento. Che partita si aspetta? Innanzitutto buongiorno a tutti. Partita difficile, secondo me una delle più difficili le ultime quattro partite che abbiamo affrontato. Secondo me non bisogna guardare la classifica, sappiamo che ci stanno buoni giocatori, loro sicuramente vogliono far bene per risalire e per cercare di fare punti in casa. Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione. Buongiorno, mister. Buongiorno. Questa mattina, dal punto di vista psicologico, offre questa doppia trappola, se vogliamo. Una è questa, appunto, di prendere sotto gamba, tra virgolette, l'avversario delle ultime in classifica, dei numeri molto particolari, se vogliamo. Sì. Abbiamo elencato più volte nel corso della settimana. L'altra, dall'altra parte, c'è questo obbligo di continuare a vincere, obbligo che può significare anche una certa pressione. Ecco, come ci arriviamo dal punto di vista appunto mentale questa gara? Ma sul punto di vista mentale ci arriviamo bene, perché comunque veniamo da ottime prestazioni, a parte il risultato, comunque veniamo da ottime prestazioni, siamo da adulti per capire il momento e capire le insidie che può portare questa partita. Se andiamo a vedere la classifica, andiamo a vedere i numeri, sembra una partita facile, ma secondo me non è una partita facile. I miei ragazzi lo sanno e dobbiamo andare a Torino per cercare di fare punti. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, le ultime partite oggettivamente hanno manifestato un grande equilibrio di squadra, al di là delle vittorie lo testimoniano i numeri. Sì. Tre partite, 11 gol, 11 titoli. Questo forse anche a noi porta spesso ad esaltare l'attacco e la difesa, però probabilmente l'equilibrio sta proprio in mezzo, in quei quattro che sei riuscito insomma a far girare per adesso in questo modo. In previsione del rientro ormai imminente di Toscano, che penso sarà benissimo al pari di Mutarla, senza nulla togliere ai giovani, ma soprattutto adesso di Tribuzzi e Rocca, la domanda è: Tribuzzi e Rocca, considerato Toscano che sta davanti alla difesa, li consideriamo in concorrenza, non su alternativa, con Sunas e D'Ausilio? Ma dobbiamo aspettare altro? È tutta una concorrenza, diciamo che è tutto un duello, tra virgolette. Sicuramente, come ho detto l'altra volta, sicuramente sarò il primo a sbagliare, perché comunque chi metti c'hanno qualità. Chi metti sono giocatori importanti che possono giocare ovunque. Sì, poi la settimana prossima rientra anche Marco, squadra completa, con qualità, sicuramente chi vedrò meglio scenderà in campo. Mister, buongiorno, giusto da parte sua ribadire la prudenza che ci vuole nell'affrontare sì. Una squadra come la Juventus Next Gen, guardare la classifica e i numeri degli avversari. Però questa squadra, la sua squadra, come lei l'ha definita, perché è così, ha dimostrato di voler sempre impostare la partita, cioè di non aspettare mai gli avversari, usando comunque anche il metodo della prudenza, l'atteggiamento tattico domani sarà ancora così attendista, oppure sarà quello di fare la partita senza aspettare gli avversari? Uguale, a noi sarà sempre uguale, il nostro gioco sarà sempre quello di avere il pallino del gioco, perché dobbiamo decidere noi se bisogna correre o no, bisogna decidere noi se vogliamo attaccare o non attaccare. Partita su partita dobbiamo esprimere sempre il nostro gioco, non ci possiamo preoccupare degli avversari, ma dobbiamo pensare prima a noi ed esprimere le nostre qualità. Tutto qua. Buongiorno.
trovato incentrato, non ho fatto però comunque, così è diventato centrato in coppia con religione, infatti ha avuto nello spogliatoio perché è andato in una fase fisica dopo una fase di mercato. No, bene, ma bene tutti, ti ripeto, non voglio parlare del singolo, bene bene tutta la difesa, la stessa cosa il centrocampo, bene tutta la squadra. Quello che posso dire è che secondo me questa squadra può esprimere ancora molto ma molto di più il proprio calcio. Mister, buongiorno. Buongiorno. Ritrovato. In settimana si è molto parlato anche di questa partita che è un po' speciale, diciamo, sotto certi punti di vista. Non era la Juve prima squadra, però che sensazioni le dà trovarsi dopo quella partita di Coppa Italia? Tra l'altro non credo che abbia mai avuto modo di parlare delle sensazioni, immagino, non positive che ha provato quella sera. Ma guarda, per me è passata quella partita, non ci penso neanche più, perché quel biancolino là non c'è più, come ho detto l'altra volta, non c'è più, adesso faccio un altro ruolo. Non ti nascondo che ci sono rimasto male all'epoca, però è una cosa che meglio pensare ad oggi, sinceramente, meglio pensare a quello che sto facendo adesso, quello che stanno facendo i ragazzi, e guardare avanti. Tutto qua. Ciao, mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, le ricalco un po' la domanda del collega di Marcellino prima, perché tutti i puzzi, al di là della concorrenza, no, volevo chiederle se per caratteristiche... No, ma a me fa piacere che si parla sempre di tribuzzi, perché anche l'altra volta, ma... Beh, vede come mezzala, cioè se anche perché comunque lui a Frosinone ha fatto anche la mezzala, può fare la mezzala, può fare il tre quarti, può fare la punta esterna, diciamo Alessio c'ha qualità, come ho detto l'altra volta, ma non per scherzare, il ruolo se lo troverà lui, per le qualità che ha si andrà a trovare il suo ruolo. E le volevo chiedere a proposito della Juventus, è una squadra comunque fatta prevalentemente da giovani che però hanno anche delle buone qualità, una squadra che ha cambiato anche tanto rispetto all'inizio dell'anno, nel senso che ha cambiato più volte il sistema di gioco, quindi le volevo chiedere se si aspetta qualche stravolgimento a sorpresa. sicuramente mi aspetto qualche sistema diverso, però ne hanno cambiate tante in queste partite, però so che mi posso aspettare tanto da questa squadra, una squadra spensierata, una squadra che con tutti i giovani noi dobbiamo essere bravi ad essere concreti, concentrati e sfruttare ogni minima occasione. Sì. Così sappiamo che si giocheranno sempre il posto di domenica, sì. Però, insomma, la differenza tra... Allora Paolo diciamo è un po' più difensore, nel senso che c'ha meno spinta di Liotti è un terzino che ti spinge tanto, comunque c'ha gamba, arriva molto spesso sul fondo. In quel momento mi serviva un giocatore che mi copriva un po' di più la fase difensiva, però sta facendo bene Paolo sia in fase di spinta che in fase di difesa, vediamo più avanti com'è la situazione. Mister, si è tra l'altro in settimana parlato anche molto ovviamente di D'Ausilio, che è stato strepitoso con i suoi 4 assist, è stato in relazione decisiva, e ha dato qualche consiglio, perché poi è chiaro che facendo così bene si è oggetto di attenzioni particolari da parte degli avversari, e mi collego anche a invece cosa ha detto a Gori, che è una scelta dal punto di vista tecnico quella della scorsa partita, però adesso immagino che per lei arriva anche il momento di essere bravo con questo gruppo al completo, di tenere tutti sul pezzo. No, ho parlato sia con Michele sia con Gabri. Michele sì, ma lui è un ragazzo intelligente come la stessa cosa Gabri. Sa che il momento adesso che tutti parlano di D'Ausilio, in questo momento deve stare ancora più concentrato e cercare di fare le cose ancora più semplici e di essere un po' più concreto nelle proprie giocate. Per Gabri lo sa,
la stima che ho per lui è quello di non mollare e di farsi trovare sempre pronto, perché dalla panchina si può trovare titolare e inverso così. Lui è un giocatore grande, un giocatore di esperienza, sa quando deve giocare e quando no. Vieni dal mondo del settore giovanile, ma queste squadre B, due Atalanta, come le consideri? Sono davvero utili secondo te per il calcio italiano? Non lo so, non lo so. Adesso questa è una domanda che come parlo, sicuramente verrò. Ma guarda, sono utili se si fanno le cose che si devono fare, nel senso che giocano giocatori che veramente hanno qualità e non possono essere utili se si usano a fare altre cose. Poi per il fatto della gente che... io la penso come tifosi, alla fine è anche un qualcosa che toglie anche qualche squadra che veramente vuole salire in Serie C, veramente vuole giocare in questa categoria. Vediamo le squadre di Serie D, quello che fanno per vincere il campionato. Però ti ripeto, se si usa come far crescere i ragazzi e possono stare in questa categoria, ben vengo. Felice Ovo, con tanto sport ha speso bellissime parole. Grazie, Felice. Però ha È aggiunto, cresciuto bene allora con me. guardando lo spogliatoio, no, ai vostri tempi, non avrei mai immaginato che potesse fare l'allenatore per carattere, insomma, non so, Non era questo. l'unico, Che lei immaginava già di fare l'allenatore, voleva farlo o si è No, cambiato nel percorso? non l'ho mai voluto fare. Non l'ho mai voluto fare, ma no per qualcosa. Sai, quando giocavo pensavo a tutt'altro, oppure vedevo come allenatore, come una figura, tra virgolette, un po' a scontro. Però man mano, quando uno poi diventa un po' più grande, inizi a vedere tutti gli allenatori che hai avuto, sai, dici, ma stando in mezzo al campo, forse sta cosa mi piace, perché poi se non inizi non sai mai quella cosa se ti piace o no. E grazie all'Avellino sono riuscito a capire che veramente, stando in mezzo al campo, mi piace tanto questo mestiere difficilissimo. Questo mestiere è difficilissimo e sono contento. Qual è l'allenatore a cui si ispira da Fettiano? Se c'è qualcuno in particolare che rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda il caratteriale, come sistema di gioco, delle idee, Ma come gioco? un po' tutti, comunque ne ho avute tanti, tutti i tipi, un po' tutti. Diciamo che un po' quello là, nell'ultimo periodo, un po' Spalletti, mi piace un po' il gioco di Spalletti, però un po' tutti gli allenatori che ho avuto in passato, diciamo che ho preso un po' da tutti. Se non ci sarà la colpa subito per i motivi appunto Sì. legati, però ci saranno tantissime mille che non so, vedremo domani L'Avellini è con, ovunque. ecco, che non aspettano altro che vedervi e soprattutto vedervi vincere. Sì, anche noi non vediamo l'ora di farle sentire ancora più orgogliosi di questa squadra e di questa maglia. Grazie mister. Grazie a voi.